Amici di Parla Europa, buonasera, ben ritrovati. Vi parliamo dal Parlamento europeo di Strasburgo. Siamo in compagnia di uno dei suoi rappresentanti, un eurodeputato italiano, l'onorevole Claudio Morganti. Buonasera, onorevole. Buonasera. L'onorevole Morganti è eletto nelle liste della Lega Nord, che fa parte, come gli altri deputati eletti in questa lista, del gruppo dell'Europa, della Libertà e della Democrazia, che è fra l'altro l'unico gruppo qui al Parlamento europeo ad avere un presidente italiano. Esatto. L'onorevole Morganti ha poi seguito un percorso per quanto riguarda la sua appartenenza nazionale diverso, ne parleremo da qui ad un attimo, ma io devo chiederle, visto che il suo collega di Europarlamento, l'onorevole Salvini, appena diventato segretario della Lega Nord, ha definito l'Europa un gulag, al di là della, come dire, della sintesi giornalistica, ma lei pensa che sia un gulag l'Europa? Ma diciamo sempre la solita affermazione forte del leghismo puro e duro che ci ha abituati il nuovo segretario della Lega Matteo Salvini, mio collega al Parlamento europeo. Sicuramente c'è questa disaffezione, questa grande disaffezione a questa Europa che purtroppo era stata disegnata in una certa maniera e però poi è diventata tutt'altro. Io mi sono letti tutti i regolamenti dell'Europa, della nascita dell'Europa, e l'Europa doveva, in questi regolamenti c'erano specificati che noi cedevamo come Stato il nostro potere, la nostra sovranità di agire, però in cambio dovevamo avere prosperità e c'erano le possibilità, una crescita anche in momenti di difficoltà, e quindi ci si doveva anche, c'era la possibilità anche di indebitarsi se eravamo in difficoltà di crescita, cosa che non sta accadendo adesso. Adesso c'è una Europa che ci impone certi vincoli, i vincoli di Maastricht, che non ci fa superare il 3% del debito con il rapporto debito-PIL, e quindi è tutto quello l'incontrario di come era stata disegnata questa Europa. Tra l'altro la preoccupazione è anche la prossima camicia di forza che l'Europa ci vuole imporre, che è il Fiscal Compact, e quindi questa parità di bilancio per 20 anni impone all'Italia di trovare altri 53 miliardi di euro per 20 anni, quindi che poi tra l'altro questo nuovo trattato Fiscal Compact ritengo che vada contro gli altri trattati, tipo quello di Maastricht, ripreso dal trattato di Lisbona, perché c'è ancora in vigore il 3% e non vedo perché l'Europa faccia un altro trattato che va in contrapposizione a quello ancora in essere di Lisbona. Quindi secondo noi, e specialmente anche altri giuristi, il Fiscal Compact va contro i trattati esistenti. Ecco, io ricordo che l'onorevole Morganti, che è uno fra gli europarlamentari più attivi qui a Strasburgo, contro il Fiscal Compact ha combattuto proprio una battaglia molto aspra nelle aule parlamentari. Poi naturalmente voglio dire che c'è anche un po' una vergogna di questa Europa, è antidemocratica, perché io ho richiesto una mozione da discutere in aula su questo fatto del Fiscal Compact che andrebbe contro i trattati, e sono passati 90 giorni e nessuno mi ha risposto e non vogliono parlare di questo fatto in aula. Perché io, in questa mia idea, l'idea di tanti giuristi, in primis il professor Guarino, italiano, perché non ne dobbiamo parlare nell'aula del Parlamento di questa presumibile infrazione diciamo, questa contraddizione, che va contraddizione tra i trattati. Le aggiungo subito che abbiamo intenzione noi la prossima settimana di fare un ricorso alla Corte di Giustizia Europea proprio anche su questo punto qua, sul Fiscal Compact e soprattutto sull'annullamento di trattati come il Trattato di Lisbona, perché non è in linea con i vecchi regolamenti per i quali l'Italia è entrata in Europa. Quindi per noi, io come italiano, come persona italiana, mi sento ingannato da questa Europa, perché mi hanno promesso certe cose, mi hanno promesso un certo comportamento, però questo comportamento non si è avverato. Senta, onorevole Morganti, noi abitualmente qui non parliamo di politica nazionale perché se ne parla fin troppo in altre sedi, però naturalmente è interessante l'evoluzione del suo percorso politico, del suo e di altri, di questo nuovo movimento Io Cambio, che verrà presentato di qui a poco. Cosa c'è da cambiare?
Allora, il 18 dicembre lo presentiamo ufficialmente a Roma. Credo che ci sia da cambiare tutto, una politica governativa che negli anni ci ha portato povertà, ci ha portato una cattiva gestione della cosa pubblica. E quindi non è sempre colpa dell'Europa, che tutti ora dicano colpa dell'Europa, non è proprio così, l'Europa ha le sue colpe, però anche noi abbiamo le nostre. Un debito pubblico che ha continuato a salire, una spesa pubblica che è continuata a salire, che non si riesce a tagliare dove si può tagliare gli sprechi, e i fatti di questi giorni con i forconi che cominciano a farsi sentire anche nelle istituzioni, a bloccare qualche strada di grande comunicazione, è la rabbia di certe persone, degli artigiani, delle piccole imprese e dei disoccupati che non ce la fanno più e vorrebbero un'Italia diversa, ma soprattutto una politica totalmente diversa, più vicina ai cittadini. Quella che ho cercato sempre di fare io e che continuerò a fare, cercare di ridurre lo spazio tra la politica e il popolo e portare nelle stanze quello che veramente il popolo vuole, ecco, quindi quello che però fino adesso non è mai stato fatto. Senta, abbiamo parlato, lei ci ha tratteggiato la sua analisi dei limiti e degli errori dell'Europa, però non è chiarissimo, almeno prima che lei ce lo spieghi, non è chiarissimo come se ne esce, si esce dall'Europa, si esce dall'euro, cosa secondo lei dovrebbe cambiare nell'immediato in termini comprensibili? Allora, dovrebbe cambiare l'Europa. È normale che in questi anni l'Europa non è cambiata, abbiamo visto solo e soltanto un irrigidimento, cioè l'uscita dall'euro a questo punto diventa obbligatoria, ma diventa obbligatorio perché c'è l'Europa e i burocrati di Bruxelles che non ci sentono. Cioè, a questo punto io dico sempre, se io devo morire in piedi, esco e muoio con le mie gambe e con il mio fisico, non mi faccio, non muoio schiavo di un Bruxelles che continua a imporre le sue regole. Quindi l'uscita dall'euro diventa obbligatoria proprio per questo motivo. Ma lei salverebbe l'Unione al di là dell'Eurozona, cioè un'unione commerciale, insomma l'Europa al di là dell'euro, lei la salverebbe? Ma io sarei per tenere l'Unione, però senza ritornare a una moneta sovrana, dove io posso ristampare moneta, dove io posso avere la sovranità di movimento di moneta e avere quindi quei più poteri economici che mi possano permettere una nuova crescita. E siccome l'uscita dall'euro, anche se Draghi dice che non si può, però da nessun trattato c'è scritto ed è possibile, io credo che in questo momento sia l'unica strada per cercare di avere una speranza, una luce in fondo al tunnel, perché altrimenti con questa Europa il nostro paese è destinato a morire. Abbiamo visto un po' la Grecia, no? Oggi la notizia di oggi è che la Grecia viene considerata dalla Banca Mondiale un paese emergente, proprio perché è calata, è svalutata, è diventata con l'euro un paese emergente. Ecco, se io devo diventare un paese emergente, preferisco farlo con una mia moneta che rimanere nell'euro. Senta Morganti, nella sua iniziativa politica sono frequenti anche gli interventi sul tema dei diritti civili, della famiglia. Proprio oggi qui a Strasburgo c'è stata una votazione che ha dato luogo anche a più di una polemica, il cui esito l'ha invece soddisfatta, perché leggo una sua dichiarazione: abbiamo salvato la famiglia. L'avete salvata da chi e da cosa? Ma diciamo che è frequente nel Parlamento questi attacchi, queste grandi lobby gay, lesbiche, di cercare di distruggere la famiglia tradizionale. Oggi c'è stata un po' una forzatura, questa relazione dell'onorevole Stella era già stata votata a ottobre, il Parlamento si era a grande maggioranza dichiarato contro, è stata rimandata in Commissione, hanno cambiato delle virgole, quindi la bontà e la struttura di quella relazione è rimasta la stessa, e l'hanno riprovata a rimandare quest'oggi in Parlamento. Il Parlamento di nuovo si è espresso contro questa relazione, in difesa della famiglia, in difesa della vita, in difesa dell'aborto, in quanto non si può con una relazione cercare di andare a colpire
la famiglia, ma soprattutto la natura. Ecco, quindi io su questi temi sarò sempre in difesa della famiglia, della vita e dell'obiezione di coscienza. Io credo è incredibile che in una relazione ci sia il divieto dell'obiezione di coscienza per un medico per l'aborto. Ecco, quindi si va contro, diciamo, contro la natura e contro situazioni impossibili da non tutelare. Ecco, un'ultima domanda che riguarda una vicenda freschissima a proposito della direttiva approvata per i Rom, per il popolo Rom. Una direttiva dalla quale lei si è dichiarato contrario, un'opinione che è diversa da quella che hanno le istituzioni europee. Perché? Perché i Rom sono un'etnia che non si vuole integrare, lo hanno dimostrato negli anni, e qui c'è la nuova forzatura della comunità europea che vorrebbe integrarli e sta investendo fior di soldi per cercare di fare una cosa che è impossibile da fare. I Rom non mandano i bimbi a scuola, non si vogliono integrare e quindi ritengo che sia inutile investire in alloggi quando tra l'altro anche loro non li utilizzano. Io ho un caso emblematico in Toscana, Coltano Pisa, sono state costruite con 900.000 euro di soldi europei delle villette, degli alloggi per i Rom. Beh, i Rom di queste villette ci hanno fatto il loro centro di ruberie verso le nostre famiglie, verso le nuove case, in quanto in un controllo recente sono stati trovati dei beni per 400-500 mila euro tra oro e orologi e via dicendo che venivano da rifurtiva prese nelle famiglie delle vicinanze. Quindi diventa veramente difficile approvare e accettare l'utilizzo di soldi per un'etnia che non si vuole integrare, ma soprattutto questi soldi che vengono dal fondo sociale potrebbero essere spesi meglio per le nostre famiglie, per i disabili, per le nostre associazioni di volontariato, per aiutare queste persone che non hanno bisogno di inclusione perché sono già incluse nel nostro tessuto economico, nella nostra società, però che sono in serie difficoltà. Un'ultima domanda, lei appartiene a questo gruppo di eurocritici, euroscettici, adesso poi le parole poi lasciano il tempo che trovano, e voi lo siete da tempo, insomma, nell'imprinting della Lega e immagino anche di questo movimento Io Cambio di cui lei sarà animatore. Temete la concorrenza degli ultimi arrivati, cioè dei grillini? Ma Grillo, io non temo l'euroscetticismo di Grillo, anche perché Grillo un giorno prende una posizione contro l'euro e contro l'Europa, il giorno dopo invece va a gridare che ci vuole più Europa, quindi non si capisce bene in che posizione stia. Io difficilmente cambio le idee, perché quando io ho un'idea è perché è appoggiata dai fondamentali, delle situazioni concrete, e da tempo, come diceva lei, io sono sempre stato euroscettico e eurocritico perché vedevo una tendenza negativa per il mio popolo e per la mia nazione. Quindi non è che io sono no euro perché oggi sono no euro. Le prossime elezioni europee sicuramente saranno principalmente un referendum tra chi è per l'euro e chi invece è per contro, per l'uscita e il ritorno alle monete nazionali. Il fronte europeista è in grande ascesa, i gruppi anti-euro si stanno attrezzando, probabilmente ci sarà questa unione in Europa di questo gruppo prima delle elezioni per far forza contro l'euro, e saranno veramente interessanti le prossime elezioni. Poi è normale, tanta gente voterà Grillo per protesta, non solo per l'euro ma anche contro l'Europa, contro la politica italiana, perché in questo momento non si guarda più a costruire, ma si guarda di più a cercare di distruggere e di far cavalcare questa antipolitica che in questo momento è protagonista dello scenario. Ma questo è il fallimento della politica vera, quindi diciamo che se c'è questa grande antipolitica, anticasta, è dovuta proprio al fallimento della politica.
Bene, su queste considerazioni terminiamo la nostra conversazione con l'onorevole Claudio Morganti. L'onorevole Claudio Morganti, che è un europarlamentare che come indipendente fa parte del gruppo dell'Europa per della libertà e della democrazia, ELDO o FD, come a seconda della sigla della lingua in cui vogliamo esprimere la sigla. L'onorevole Morganti ha chiarito le sue posizioni, che sono posizioni di forte critica all'attuale politica dell'Unione Europea e soprattutto che come dire, altamente contraria all'Unione Monetaria, a questa unica moneta senza Stato che c'è stata nella storia. Noi lo ringraziamo per aver conversato con noi, ringraziamo naturalmente soprattutto voi per averci cortesemente seguito. Arrivederci su Parleuropa.